amici del rugby, buonasera. Siamo in un contesto diverso per incontrare i giocatori dell'Aquila Rugby Club che dopo diverse vittorie, anche sofferte, finalmente si rilassano. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us. Gianmarco Cialente, una sconfitta e due vittorie, combattute, vi abbiamo visto tenere botta fino all'ultimo minuto, quindi adesso un po' di relax. Come è andato questo inizio di pool promozione? Ma diciamo molto bene, abbiamo giocato contro squadre al nostro livello, però siamo stati in grado di batterci e portare a casa tre partite fondamentali e il punto anche a Firenze è stato molto, molto buono, positivo, e adesso ci meritiamo questo riposo che speriamo sia bello. Ieri in campo vi ho visto un po' soffrire con la Pro Recco, ci sono stati anche momenti di tensione, cosa è successo? Ma è stata una partita molto combattuta, il punteggio è stato ravvicinato, quindi è normale che piccole scaramucce possano succedere, però abbiamo reagito molto bene di squadra e siamo riusciti a portare a casa la partita. Per quanto riguarda invece le prossime partite, come pensi di affrontarle? Abbiamo una giornata di riposo domenica e poi dovremmo andare su a Parma per affrontare l'Accademia, che è una squadra molto giovane come noi, però anche gioca molto bene sia con la palla sia lì davanti, quindi dovremmo mettere la stessa intensità e la stessa forza che ci ha contraddistinto per queste partite. Daniel Gentile, dopo la partita combattuta e sofferta di ieri, finalmente un po' di relax. Ci sono stati dei momenti di tensione in campo, com'è andata con la Pro Recco? Ieri è stata una partita molto tesa, soprattutto per la posta in palio. Infatti dopo la vittoria di ieri noi siamo al secondo posto in solitaria e diciamo che abbiamo ottenuto un ottimo traguardo nonostante le condizioni difficili del terreno di gioco per il clima di ieri, per la pioggia e un campo fangoso, quindi diciamo questa tensione era giustificata anche da tutto ciò. Invece, cambiando argomento, come ti trovi nell'Aquila Rugby Club? Com'è la squadra? Per me è il secondo anno qui all'Aquila e mi trovo benissimo, infatti questa estate ho deciso di rimanere con i colori nero-verdi. L'ambiente è ottimo anche con i nuovi ragazzi arrivati quest'anno, nonostante siano molto giovani, ma hanno dimostrato subito di avere una mentalità professionale e di impegnarsi molto come lo era anche in eccellenza lo scorso anno. Ecco, al di là del rugby invece nella vita quotidiana di cosa ti occupi? Io sono uno studente di scienze politiche all'Università della Calabria, e ho già la laurea triennale e mancano solo tre esami per avere la specialistica in scienze delle pubbliche amministrazioni. Quindi diciamo riesco a coniugare lo studio con lo sport, seppure magari non a passo coi tempi, però mi impegno a finire a breve gli studi. Sì. E volendo rimanere nell'ambito rugbistico, come immagini la tua carriera al di là di quella da giocatore? Guarda, diciamo che i miei studi sono volti particolarmente nell'amministrazione, nel marketing, e quindi ho un'idea di rimanere nell'ambito sportivo e soprattutto a livello manageriale in una qualche società rugbistica e far crescere soprattutto anche il rugby nella mia regione, cosa che già sto facendo. Con quale progetto, se posso chiedertelo?
E sono già diversi anni che giù a Cosenza, nella mia città, ho dato il via insieme ad altre persone a una nuova società rugbistica che sono i Mastini Rugby Club. Militano nella Serie C2 calabrese e abbiamo dato vita anche a un settore giovanile, e, diciamo, è un progetto a lungo termine e vogliamo diffondere prima di tutto il rugby a livello scolastico, perché comunque è una città dove è poco conosciuto questo sport e quindi poi pian piano migliorare nel corso degli anni. Ad esempio, tu a che età hai iniziato a giocare, visto che mi parli dell'importanza di farlo a livello giovanile? Ecco, io ho iniziato, diciamo, un po' tardi per i canoni che ci sono, ho iniziato a 14-15 anni. Proprio attraverso i progetti scuola che venivano fatti nelle scuole della mia città, mi innamorai subito di questo sport appena provai nelle scuole e poi andai appunto a frequentare gli allenamenti subito dopo la scuola per entrare nella squadra della città. C'è un valore tipico del rugby che tu porti con te nella vita quotidiana, privata? Sì, è ovvio, perché essendo cresciuto con i valori del rugby, alla fine fanno parte di me e di tutta la mia giornata. Forse quello in cui più mi riconosco sono la tenacia e l'umiltà. Ho sempre mantenuto, diciamo, ho sempre avuto la voglia di migliorarmi, non ho mai abbandonato questo desiderio di voler giocare a un livello più alto dove mi trovavo precedentemente nella mia regione, e sono riuscito ad arrivare dove ho voluto. E l'umiltà, che nonostante tutto sono sempre pronto ad ascoltare, ad apprendere da chi penso ne sappia più di me, senza assolutamente alcuna remora. Marcello Angelini, che ha fatto una splendida partita ieri, autore insomma della meta che vede poi la ripresa nel secondo tempo dell'Aquila Rugby Club. Come è andata la partita di ieri? È stata una partita difficile, perché non siamo riusciti a fare il nostro gioco a causa del tempo e il Recco è riuscito con il pacchetto di mischia a metterci grosse difficoltà. Devo, come tre quarti, devo ringraziare soprattutto la nostra mischia per l'ottima partita che hanno fatto e per l'ottimo sostegno che ci hanno dato per riuscire a giocare quei pochi palloni che abbiamo avuto. Adesso meritato relax, diciamo, no? Un relax meritato, anche perché la settimana prossima è riposo, quindi abbiamo una settimana un po' più, diciamo, di recupero, anche dovuto agli acciacchi dalle partite, e quindi cerchiamo di recuperare abbastanza bene per poi affrontare le altre due o tre partite del campionato, che sono importanti. Ecco, di cosa si occupa Marcello Angelini quando non gioca a rugby? Ma principalmente cerchiamo di riposarci, poi ovviamente abbiamo ognuno i nostri hobby e i nostri, diciamo, passatempi preferiti. Comunque anche noi abbiamo una vita sociale, usciamo con gli amici, stiamo in compagnia, ogni tanto ci dedichiamo a degli svaghi come qualche altro sport, senza esagerare, senza farci del male. Ad esempio, non mi dire che giochi a calcio. No, calcio no, però due orette a sciare una volta a settimana del recupero si potrebbe fare. Surprise, couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written. Antonio Barducci, a vederti si direbbe che hai davvero bisogno di relax. Cosa ti è successo? Ho avuto uno scontro casuale giovedì con un mio compagno di squadra in allenamento e quindi ho dovuto saltare la partita di ieri contro la Recco. Però ho tifato i miei compagni anche da fuori. Perfetto, di cosa ti occupi quando non giochi a rugby? Io la mattina vado ancora a scuola e poi pomeriggio allenamenti, non faccio grandi cose. Come vedi invece il tuo futuro rugbistico? Io cerco ancora, prima di finire questo anno, dando il massimo del mio impegno, e poi quello che verrà, verrà, non guardo al futuro ancora. Come ti trovi all'Aquila invece? Com'è il pubblico rugbistico aquilano? Molto bello, è stato
fino ad ora un'esperienza bellissima, persone magnifiche, e si vede che piano piano il nostro lavoro porta la domenica gente a tifarci a vedere. Le ultime vittorie stanno creando un gruppo sempre più coeso e sale il morale, è corretto? Giusto. E ogni domenica, di volta in volta, acquisiamo sempre fiducia in noi stessi e questo ci dà la carica giusta per giocare e dare il massimo. Te la senti di fare un pronostico? Noi vogliamo arrivare alle fasi finali. Never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say who. Basha, come ti trovi qua all'Aquila? Senti, l'inizio è stato un po' altalenante, nel senso che bel posto, bella gente, però allo stesso tempo, essendo abituato a una città molto grande, mi trovavo in difficoltà ad ambientarmi a livello di città. Tutto qua, però nonostante tutto a ora ti dico che mi trovo benissimo all'Aquila, e il gruppo va molto bene, gli allenatori sono molto bravi e la società ci sta parecchio dietro, quindi sono molto contento di questo. Vediamo allo stadio un gruppo sempre più coeso, è così? Sì, è vero, l'abbiamo notato anche noi ragazzi ieri, che è stata la prima volta da quando mi trovo qua all'Aquila che la gente del posto ha tifato per noi, e questo ci ha dato una grande mano ieri in quella partita che è stata non bellissima, però è stata molto agguerrita da tutte e due le squadre. Esattamente, è stata un pochino ostica, tra l'altro il pubblico ha anche contestato il numero 8 della Prolecco, ci sono stati dei momenti di tensione, ci puoi raccontare di qualche episodio in campo? Senti, ora ricordarmeli tutti è difficile, comunque prendendo botte tutto il tempo è molto difficile, però il numero 8 non è stato molto leale in campo, ha fatto degli spregi a livello di punti d'incontro che comunque ci possono stare benissimo, comunque giochiamo a rugby e a noi non è che hanno dato molto fastidio, però visto da fuori magari poteva essere una cosa brutta da vedere tutto qua, però è stato fino alla fine abbastanza leale e corretto. Perfetto, quindi il relax odierno è assolutamente meritato. Di cosa ti occupi, Basha, nel tempo libero, quando non giochi a rugby? Senti, ad ora niente. Sto cercando lavoro e sto finendo la scuola, se possiamo proprio dire così. Non ci vado frequentemente, però possiamo dire che dovrei finirla, ecco, tutto qua. Cosa frequenti? L'istituto CEI, la scuola privata, indirizzo geometra. E invece cosa ti piacerebbe fare continuando il progetto rugbistico? Senti, sicuramente vorrei finire qua in bellezza, almeno arrivare a una finale e poterla vincere magari insieme a questo gruppo. Poi provare un anno in eccellenza, visto che comunque non ho ancora fatto quel tipo di esperienza. Francesco Palmisano, infortunato, hai saltato le ultime due partite, quindi chi meglio di te ha bisogno di relax in questo momento, corretto? Diciamo di sì, oltre al relax sicuramente c'è bisogno della parte di fisioterapia che è quasi terminata, infatti sono pronto per iniziare con gli allenamenti questa settimana, già oggi mi sono allenato. Quindi dopo la pausa ti vedremo di nuovo in campo? Ovviamente a disposizione della squadra, in campo saranno le scelte tecniche dell'allenatore poi a condizionare la mia presenza. Perfetto, seguirai il Sei Nazioni? Sì, da casa però, perché voglio godermi anche questo turno di riposo e la guarderò da casa in compagnia di buoni amici e qualche birra per stare insieme. Ecco, una cosa che ci incuriosisce invece è sapere come i giocatori impiegano il tempo libero. Ad esempio, tu di cosa ti occupi? Hai delle passioni, degli hobby? Diciamo che la mia occupazione primaria oltre al rugby è lo studio, in quanto sono impegnato con lo studio di fisioterapia, ma non nascondo che ovviamente ho molti hobby. Primo tra questo è lo sci, purtroppo un po' in conflitto con l'impegno sportivo del rugby, ma qualche giornata nel periodo invernale riesco a concedermela, ovviamente infortuni permettendo e pause anche permettendo.
Il tuo futuro lo immagini sempre nel mondo del rugby? Mi piacerebbe, ovviamente anche il percorso di studi che sto effettuando potrebbe darmi la possibilità di poi di rimanere nell'ambiente sportivo, ovviamente quello rugbistico sarebbe l'ideale. E di cosa ti piacerebbe occuparti? Appunto della parte di riabilitazione e non solo, anche insomma seguire i giocatori nella fase di recupero da infortuni, insomma tutta la parte riabilitativa e sicuramente poi in collaborazione con lo staff medico e i preparatori atletici, appunto seguire la parte anche di riabilitazione effettiva sul campo. Ecco, ti abbiamo visto in campo come una delle personalità di spicco della squadra. Di questo campionato qual è uno dei momenti che ti viene in mente a cui sei più legato? Sicuramente a livello personale la sfida contro Firenze, squadra in cui ho giocato lo scorso anno. E al di là insomma, del legame affettivo che avevo nei loro confronti, è stata sicuramente una partita molto combattuta. Poche situazioni non abbiamo portato a casa il risultato, ma comunque abbiamo conquistato un punto in classifica in una partita sicuramente molto difficile, in un campo ostico a tutto il campionato. Quindi a livello sportivo per questa stagione al momento questa è stata la sfida che mi è rimasta più impressa. E invece uno dei compagni con cui sei amico anche al di là del campo qual è? E sicuramente Pietro Antonelli è il ragazzo con cui abbiamo fatto un percorso di crescita che va avanti ormai da quando abbiamo forse circa 10 anni. Ovviamente rispetto a tutti gli altri il legame è molto più consolidato. Abbiamo giocato appunto anche l'anno scorso a Firenze insieme, abbiamo vissuto insieme. Per forza di cose è il ragazzo con cui siamo più legati, ma non nascondo che ho molti altri amici nella squadra. Infatti noi vediamo un gruppo forte, amalgamato, coeso e forse questo è il segreto delle vostre ultime vittorie? Sicuramente, sta uscendo fuori proprio questo legame che si è formato tra i giocatori e nella squadra appunto che tante volte abbiamo ripetuto è molto giovane. E in questi contesti ovviamente l'amicizia ha superato il primo periodo di conoscimento, esce fuori e ovviamente poi in campo si ritrova tutto il legame che si crea fuori. Fai un pronostico, te la senti? Sono contro i pronostici, la vivo un po' giornata per giornata, ma è un campionato in cui fare pronostici e fare calcoli credo non sia molto facile. Pensi che riuscirete in qualche modo a superare i Medicei? Sinceramente non è una delle cose più importanti, sappiamo che ci sono 2 posti per qualificarsi ai playoff, non è importante arrivare prima o dopo dei Medici, dobbiamo pensare a vincere il più possibile e a fare bene.